governo introduce nella legge di stabilità 2016 importanti misure che coinvolgono tutto il comparto agricolo, tra cui l'abolizione di IMU e IRAP. Questa legge punta sull'agricoltura, inserendo una serie di iniziative che hanno l'obiettivo di tornare alla terra, come ha dichiarato sui social network il premier Matteo Renzi durante la presentazione della nuova legge. Ma quali sono nello specifico queste nuove disposizioni? Quali i comparti che saranno interessati e come incideranno sulle aziende agricole? Per parlare di questo e presentare la legge ai suoi associati, la CIA Marche ha organizzato un incontro dibattito su questo argomento. Ma è un incontro innanzitutto per farci illustrare dal vicepresidente della Commissione in Parlamento della Finanza la nuova legge di stabilità per il 2016, una legge che interessa fortemente il mondo agricolo, in quanto il legislatore sembra che sia molto interessato a questo campo e devo dire anche con alcuni risultati molto positivi. Tipo? Ma tipo c'è l'eliminazione dell'IMU, è una cosa molto importante, anche se questa poi va rivista, mi auguro in Senato, e vadano fatte alcune diverse considerazioni sull'imprenditore agricolo professionale, che non debba assolutamente essere tolta l'IMU solo ed esclusivamente i terreni in proprietà, ma tutti quelli che conduce l'azienda. Se vogliamo favorire un agricoltore professionale bisogna allargarla. Qualcuno potrebbe dire non vi accontentate mai, no, ci accontentiamo, cioè se un'impresa professionale va in qualche modo come dire, salvaguardata e avvantaggiata rispetto alle altre, dobbiamo fare in modo che tutto quello che fa parte dell'impresa agricola sia in qualche modo favorito. Diciamo che oltre alle note positive che ci sono, perché non è solo l'IMU ma c'è l'IRES, ci sono altri elementi che investono sia l'impresa ma anche la persona, e come imprenditori siamo anche persone. C'è un aspetto che invece aumenta la burocrazia che chiederemo oggi se è possibile cercare di risolvere questo problema, vale a dire che i piccoli imprenditori saranno costretti dal 2017 ad avere anche loro la contabilità IVA. Questo è un ulteriore adempimento che mi auguro che questo transito in Senato possa in qualche modo correggere questa impostazione. Com'è questo rapporto con l'Europa, con i fondi che mette a disposizione per l'agricoltura? Ma l'Europa per alcune questioni è molto lontana, per altre è molto più vicina delle istituzioni regionali e nazionali. Dipende da cosa parliamo, da cosa dobbiamo parlare. Cioè, se parliamo per esempio della legge di stabilità, è chiaro che l'Europa deve esprimersi su un aspetto che riguarda l'intera manovra del governo però, e quindi capire se alcune facilitazioni fatte per il mondo agricolo possono essere da loro accolte all'interno del progetto finanziario della nostra Italia. E quindi per questo potrebbe sembrarci lontana, ma è molto vicino quanto parliamo del PSR di tutela ambientale, quanto parliamo di giovani, quanto parliamo di come una macchina amministrativa dovrebbe funzionare per garantire ai cittadini certezze del diritto e date certe su cui il diritto si può avere. Quindi parliamo di cose molto, molto importanti. Ritornando alla legge di stabilità, è chiaro che ci sono alcuni aspetti che vanno risolti, perché ci sarà anche un aumento. È vero che c'è la diminuzione dell'IMU, c'è l'abrogazione dell'IMU, ma è anche vero che i redditi catastali, agrario e domenicale aumenteranno del 30% e quindi la tassazione si ritornerà a una tassazione IRPEF. Questo da un punto di vista dell'esborso finanziario non sarà notevole, però sicuramente c'è una qualche compensazione. Sull'IMU l'altra cosa importante è che si ritorna alla vecchia normativa sulle aree montane e conseguentemente tutti i comuni montani e parzialmente montani saranno esenti dall'IMU. Un'altra importante novità che si verrà portata avanti è quella dei terreni coltivati fabbricabili, o quindi o a destinazione industriale o a destinazione edificabile per civile abitazione, se coltivati potranno essere esenti dall'IMU, cosa che oggi pesa moltissimo alle imprese agricole, perché nei piani regolatori si trovano dei terreni che sono stati inseriti all'interno del piano regolatore in cui pagano decine di migliaia di euro di IMU e che no, effettivamente non andranno a produrre reddito. L'anno dell'Expo
Il governo ha fatto una riflessione più accurata del solito su questi argomenti, visto che l'agricoltura come settore è stata trattata davvero bene dalla legge di stabilità. Infatti sono state azzerate tutte le imposte che pesavano e che erano fonte di molta preoccupazione per gli agricoltori, in special modo l'IMU sui terreni agricoli, che non si paga più, così come non si paga più neanche l'IRAP in agricoltura. Vi sono poi altri provvedimenti relativi a semplificazioni o comunque a ulteriori limature di tasse che puntano a rilanciare il settore, un settore legato, come sappiamo, alla qualità della produzione, all'esportazione, un settore che anche per le Marche vuole approfittare di questo taglio di costi che lo Stato ha permesso per essere ancor più competitivo nel prossimo futuro. Un'agricoltura che però deve fare i conti anche con le direttive comunitarie e che in un certo qual modo penalizzano un po' alcuni sistemi, tra i quali quello italiano. Ma a me non pare, tutto sommato, perché noi siamo un percettore netto di risorse europee per quel che riguarda l'agricoltura, quindi riceviamo più di quello che diamo e mi sembra che siamo riusciti anche a spenderlo, non solo nelle Marche dove siamo stati sempre abbastanza virtuosi, ma anche nel resto d'Italia, e credo che queste risorse, anche quelle per i prossimi 7 anni, siano assolutamente utili per, come dicevo prima, essere più competitivi, per migliorare la qualità delle produzioni e per porsi sul mercato in termini strutturati e consolidati, e così da diventare un punto di riferimento per tutti i consumatori, non solo italiani. Ci sono opportunità per i giovani? Beh, quelle come sempre, i fondi europei riservano sempre ingenti risorse per i giovani, non solo come premio all'insediamento, ma anche come priorità negli investimenti. Già nello scorso periodo di programmazione la Regione Marche ha avuto circa 250 giovani che si sono insediati come nuovi agricoltori, anche con aziende, devo dire, molto strutturate, e credo che lo stesso avverrà in questo periodo di programmazione che è appena iniziato. Vicepresidente alla Commissione, quindi, come dire, è una persona che sa cosa c'è scritto nella legge di stabilità. Abbiamo voluto questo incontro per capire più da vicino come sono state fatte delle scelte. L'incontro è propositivo in maniera assoluta, anche perché, come dire, questo incontro serve per far conoscere ai nostri soci come stanno veramente le cose, e vogliamo portare a Roma la voce dei nostri soci. Da quello che abbiamo potuto leggere, tutto sommato è abbastanza positiva, si sta dando priorità all'agricoltura professionale, e questo è un bene. Ci sono luci e ombre. Ecco, noi vorremmo, se è possibile, mettere un piccolo riflettore sulle ombre. Faccio un piccolo esempio: l'IMU sarà cancellata solo ed esclusivamente chi è proprietario e conduttore di un fondo. Se, vista anche la nostra realtà regionale, moltissimi agricoltori professionali hanno in affitto moltissimi terreni. I proprietari di quei terreni andranno a pagare l'IMU, che inevitabilmente quelle spese ricadranno sull'affittuario. Quindi, ecco, vorremmo, se è possibile, mettere delle luci dove stanno le ombre.